Ciao a tutti, cagnacci, benvenuti in un gourmet love dedicato praticamente alla polenta col sangue e lo spezzatino di maiale. A breve, adesso vi metto le immagini della giornata con il mio commento, vi farò vedere una cosa che si chiama coppa, non so se la mangiate anche dalle vostre parti, questa polenta col sangue e lo spezzatino. Vi dico solo che anche se può sembrare fuori luogo in Abruzzo l'uso della polenta, perché diciamo, è un alimento, è una pietanza del nord, c'è un motivo per il quale si utilizza. Tanto tempo fa venivano i lavoratori del Veneto con carovane di maiali per andare a tagliare la legna nei boschi abruzzesi per fare le ferrovie. E oltre a portarsi i maiali, portavano un prodotto della loro terra, del Veneto, cioè la polenta. Quindi era usanza che quando si uccideva il maiale lo consumavano con la polenta. E come spesso succede, avvengono delle contaminazioni perché evidentemente gli abitanti del luogo di quel periodo apprezzarono la combinazione maiale-polenta e quindi è diventata di usanza anche in alcune parti della montagna abruzzese. Quindi a breve, ecco, ora vi vediamo il contributo video. Vi dico solo che il maiale dalle nostre parti, sì, ma penso un pochino in tutta Italia, succede in questo periodo, cioè in fine novembre, inizio dicembre, si protrae l'uccisione fino agli inizi di gennaio, perché ci sono ordinanze in tutta Italia, sia comunali che regionali, che impongono appunto l'uccisione del maiale in questo periodo perché fa freddo, quindi è un motivo di igiene e salute pubblica. Ecco il contributo video qua sotto al mio commento. Ciao! Allora, questi sono pezzi di testa e orecchio del maiale fatti cuocere in brodo e poi messi all'interno di un contenitore che gli ha dato quella forma. È una pietanza grassa, anche se comunque i pezzi del maiale sono stati sgrassati. Adesso però vi faccio vedere l'assaggio. Andiamo al locopore. Allora, assaggiamo la coppa. Praticamente questi sono pezzi di testa ne siamo 10. e orecchio messi belli compattati. C'è un profumo incredibile di maiale, proprio con un po' d'arancio, sa, perché c'è un po' d'arancio. Se vedi i pezzettini là sopra ci sta un po' d'arancio, un po' di peperoncino. Assaggiamo. Questa qui è buona. Buona. Pazzesca, pazzesca. Ecco qui, come vi dicevo, la polenta, quella granulare del nord, che va fatta cuocere bene, non so se sapete come si fa la polenta. E poi ci sono queste cardarelle che sono spettacolari, sono funghi di bosco, quindi ci stanno bene, anche se la ricetta originale era semplicemente maiale e polenta, però nessuno ci dice che magari si aggiungevano degli elementi del bosco a questo piatto. E lì nel forno vedete sia lo spezzatino e qui vedete il sanguccio in bianco. Buon appetito! Allora, stiamo mangiando qui una polenta col maiale fatto praticamente ieri. Questo qui è il sangue con cipolla, giusto? Peperoni, bla bla bla. Questo è il maiale in sé per sé. Passiamo all'assaggio della polentina Cardarelle. e cardarelle. Passiamo all'assaggio con la polenta e sangue. Mamma mia, è buono! Cioè, c'è un sapore bello arricchito da peperone a cipolla. C'è una consistenza che non è fastidiosa, non è spugnosa, è buonissimo. Non è Buonissimo. fastidioso. Vi assicuro che è stato qualcosa di delizioso, dei sapori forti, ma quello su cui vorrei farvi riflettere è che in Italia, se noi andiamo al ristorante, nessuno vi fa un piatto così grasso, perché contro ogni canone, e anche un agriturismo che magari ve lo vuole offrire perché ha i suoi maiali, comunque è difficile che voi possiate mangiare questa polenta col sanguetto, la cipollina e lo spezzatino del maiale ucciso il giorno prima. Cioè io qui ho fatto un'esperienza gastronomica che in pochi si possono permettere di vivere, a meno che non hanno appunto degli zii, dei parenti, degli amici che uccidono il maiale il giorno dopo, mettono tutto questo insieme. Quindi ciao a tutti cagnacci e se passate in Abruzzo, cercate di provarla questa cosa qui. Ciao!